こんにちは、泉です。やっとマイクが使えるようになりました。 Finalmente posso usare il microfono。 そして私も隔離が終わりました。 Ho finito pure la quarantena。 やったー。 そしてフィレンツェはイルミネーションがとても綺麗です。 E Firenze adesso è molto bella con l'illuminazione di Natale。皆さんはお元気ですか？ Tutti state bene? 今日はイタリア語のポテレについて日本語で考えたいと思います。 Oggi pensiamo insieme il potere di italiano in giapponese。 イタリア語のポテレは日本語でよくポテンシャル、verbo potenziare として使われますね。 Il verbo potere in giapponese spesso si traduce nel verbo potenziare, cioè できます o話せます、書けます questo tipo。 でも potere の一番初めの意味は辞書で possibilità です。Però, se cerco il potere sul dizionario, il primo significato è la possibilità. Secondo significato, nibanme no imi wa dekimasu, cioè abilità, desu ne. Kyou wa iroiro na potere no bun o mite, nihongo de dou naru ka, issho ni kangaemashou. Oggi guardiamo tanti tipi di frasi di potere e pensiamo insieme come diventa in giapponese. Seguitemi fino alla fine! Queste frasi le ho trovate sul dizionario italiano-giapponese. Sentite un po'. Tutti possiamo sbagliare. Può smettere di piovere tra un po'. Puoi essere contento di ciò che hai. Il medico ha detto che non puoi alzarti fino a domani. In italiano siete così abituati a pensare con potere unito con la parola di potere, con tutte queste frasi, ma in giapponese ognuno ha la traduzione differente, perché in realtà questo potere è diverso tra uno e l'altro. Vediamo la prima frase. Tutti possiamo sbagliare. Voi italiani capite bene il significato, ma veramente che significa? 1. 私たちはみんな間違えられる。 2. 私たちはみんな間違える。 3. 私たちはみんな間違える可能性がある。 4.私たちはみんな間違えるかもしれない。 La risposta più esatta è 3. 私たちはみんな間違える可能性があるです。可能性 significa la possibilità. Quindi, in questo caso, possiamo sbagliare non significa che siamo bravi e abili per sbagliare, ma invece c'è questa possibilità di sbagliare.Perciò in giapponese non si può tradurre con potenziare machigai lareru. Invece machigaeru kamoshirenai. Si potrebbe dire anche così, però sarebbe meglio machigaeru kanose ga aru. Vediamo la seconda frase. Può smettere di piovere fra un po'. In questo caso smettere di piovere usiamo il verbo yamimasu.Ame ga yamimasu. Yamimasu non può diventare il verbo potenziale, perché il verbo potenziale in giapponese si usa per qualcosa che posso fare con la mia volontà. Quindi ame ga yamimasu è qualcosa di natura che non c'entra la volontà, non si usa potenziale. Allora come si può tradurre? Pensiamoci!La risposta è もう少しで雨が止むかもしれません。止むかもしれません。In questo caso usiamo la parola かもしれません
con la forma piana prima, yamu, kamoshiremasen. Kamoshiremasen indica la possibilità e soprattutto dico la mia opinione personale. Yamu kamoshiremasen. Rispetto a kanosegaru, la forma più colloquiale e più casual perché più personale. Terza frase. Vuoi essere contento di ciò che hai? Questo è difficile da tradurre, ma non si usa né kamoshiremasen né dekimasu. In questa frase sarebbe giusto da dire con beki desu, perché questo potere ha un senso di dovresti che. Motteru mono de manzoku subeki desu. È così. Motteru mono è ciò che hai. Essere contento è manzoku suru. Motteru mono de manzoku suru beki desu. 4. Il medico ha detto che non devi alzarti fino a domani. Kore wa te wa ikemasen o tsukaimashou. Isha wa ashita made okite wa ikenai to iimashita. Non puoi alzarti perché è vietato. Significa che non devi perché è vietato. Oggi abbiamo pensato di potere in italiano, ma non solo questa parola. Tutte le parole in italiano o in giapponese non coincide quasi mai a una sola parola in italiano o in giapponese. Quindi quando dovremmo tradurre la frase, si deve prima pensare che cosa significa davvero questa frase e ricostruire in giapponese. Questo significa pensare in lingua, pensare in giapponese. So che all'inizio è difficile, ma questo dipende dal vostro modo di vedere il mondo. Quando produciamo nella lingua giapponese, cerchiamo di vedere il mondo in lingua giapponese. La lezione di oggi finisce qui. Ci vediamo nel prossimo video. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale così riceverete la novità. A presto!